Apriamo la discussione sulla mozione e quindi dibattiamo la mozione, passeremo poi alla presentazione dell'ordine del giorno e alla relativa discussione. Alla fine della discussione verrà votato prima l'ordine del giorno e poi la mozione, tutto questo come da prassi. Quindi per la mozione invito il gruppo PD, non so chi voglia... ok, consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, assessore. Intanto diciamo anche in questa sede ci tengo a ringraziare il direttore del municipio perché ha partecipato all'ultima riunione di capigruppo in cui in merito a questo argomento ci ha dato delle delucidazioni e dei chiarimenti più dettagliati rispetto a quanto sta accadendo e rispetto a quello che questa mozione appunto pone oggi all'attenzione di tutta l'Aula. Abbiamo presentato come gruppo del Partito Democratico la scorsa consigliatura questa mozione urgente proprio perché qualche giorno prima, in realtà, e se non sbaglio la precisa data è quella del 30 di dicembre, come tutti i consiglieri abbiamo ricevuto una nota di un comitato di quartiere che appunto era decisamente preoccupato rispetto alle continue segnalazioni che riceveva da gran parte della cittadinanza che risiede nel quartiere Appio del nostro municipio relative ovviamente a una possibile riorganizzazione della sede di Villa Lazzaroni. Contestualmente siamo stati in qualità di consiglieri sollecitati dalla cittadinanza ad avere delle chiarimenti in merito, ma in particolar modo anche a sancire un preciso chiarimento politico rispetto a come e che cosa rappresenta quella sede in questa particolare circostanza e comunque all'interno del nostro municipio. Contestualmente era il giovedì, quindi era l'ultimo consiglio, noi attendevamo anche la convocazione della commissione preposta. In realtà quando ci è arrivata la convocazione della commissione abbiamo visto che neanche in quell'occasione avremmo discusso di questo argomento, il gruppo del Partito Democratico ha deciso di muoversi come da regolamento e di presentare una mozione urgente. Urgente perché? Urgente perché ovviamente, come ho avuto modo di ascoltare appunto e grazie a quanto ci è stato chiarito in parte a mezzo stampa, in parte invece da Facebook, in parte invece con la partecipazione del direttore alla riunione dei capigruppo, invece abbiamo appreso che qualche cosa comunque si stava muovendo, cioè si sta muovendo e quindi una riorganizzazione di quella sede in realtà è in parte in atto. Abbiamo affrontato durante con gli altri capigruppo e condiviso la necessità anche di avere una maggiore attenzione rispetto a come ci si muove su questo argomento, proprio perché, come sappiamo bene, questo è un municipio che è stato accorpato e già la riorganizzazione e l'accorpamento hanno penalizzato in modo particolare proprio su quella parte di territorio. Hanno penalizzato perché? Perché anche la decisione di spostare, di svolgere la gran parte dell'attività politica in questa parte del municipio, presa già dalla precedente consigliatura, ma anche confermata in quella attuale, noi ci riuniamo nella gran parte delle nostre sedute di commissione qui, noi facciamo i nostri consigli in questa sede, gran parte delle direzioni sono già in questa sede, quindi avendo una maggiore nostra presenza anche fisica qui, di là si lamentava ovviamente la poca partecipazione attiva e quindi una cittadinanza ma anche una struttura amministrativa che vedeva poco contatto anche con la parte politica. È ovvio che di fronte a
una decisione di riorganizzare, di rivedere contestualmente gli spazi e le sedi che sono ovviamente, perché poi abbiamo condiviso anche questo, c'è una necessità di andare verso una riorganizzazione, c'è una necessità di capire come possono funzionare due sedi, d'altronde non siamo l'unico municipio accorpato, ma questo è un municipio particolare perché ha quasi una popolazione che è pari ad una città e contestualmente non possiamo pensare di fare dei cambiamenti se non teniamo conto che di là lasciamo, diciamo, fuori magari buona metà del nostro, della nostra popolazione. E contestualmente qualsiasi tipo di riorganizzazione questa amministrazione intenda portare avanti lo avevamo sperato, comunque questo non è ancora escluso, comunque che tutte le scelte avessero avuto una decisione molto più partecipata e anche consapevole, anche magari non lasciando al povero gruppo del Partito Democratico la porta aperta rispetto ad una mozione urgente, proprio perché magari nelle sedi preposte nel momento giusto avremmo potuto invece avere tutte le delucidazioni in merito. È ovvio che alla luce di quanto ci è stato detto ci sono arrivate delle rassicurazioni importanti, ci è stato detto che comunque il personale, c'è anche una sensibilità da parte del direttore rispetto a il caso per caso, magari la necessità di vedere meglio quali saranno le situazioni rispetto alla parte dei dipendenti. C'è un'oggettiva difficoltà nella sede, proprio perché ci sono alcuni spazi che invece stanno andando, hanno necessità di intervento e quindi hanno bisogno di una manutenzione in particolare. C'è la necessità quindi di risistemare tutta la macchina amministrativa e contestualmente anche quella politica, che probabilmente si appoggerà a questo cambiamento. Per fare questo però il Partito Democratico ha voluto dire una cosa che poi ha confermato ha comunicato e oggi vuole confermare, l'ha comunicato nella sua campagna, durante la nostra campagna elettorale e oggi lo vuole confermare, che proprio venendo da quell'esperienza in cui in quei 3 anni in gran parte abbiamo visto quanto quella sede in realtà non sia stata adeguatamente valorizzata e di quanto invece abbiamo potuto raccogliere non solo in campagna elettorale ma purtroppo ancora oggi le difficoltà di quella parte di cittadinanza che chiede semplicemente una maggiore presenza e dei servizi che non solo siano, e su questo abbiamo avuto una rassicurazione nel senso che i servizi di front office ci saranno, la cittadinanza non avrà problemi rispetto ai servizi che sono l'anagrafico, l'URP e quant'altro, però è ovvio che in ogni caso ci si aspetta sempre che intanto una rassicurazione con un voto politico rispetto a questo e quindi noi oggi la lasciamo a tutta l'Aula, visto che abbiamo avuto le rassicurazioni in merito e quindi su per giù ci possiamo dire anche quasi sulla stessa linea, appunto magari ci auspichiamo anche che il voto rispetto all'atto è favorevole anche da parte di tutti gli altri gruppi politici, però abbiamo voluto rimarcare quello che appunto abbiamo detto, ovvero che quella sede deve essere valorizzata e deve tornare ad essere una sede molti lo chiamano il fiore all'occhiello, in tutta Roma era il fiore all'occhiello per tutte le altre, per tutti gli altri municipi e per tutte le altre amministrazioni. Ecco, insomma, il nostro obiettivo era proprio quello di restituire a quella parte di cittadinanza e anche a quei dipendenti che appunto sono i dipendenti del nostro municipio, possano ritornare a essere protagonisti del nuovo fiore all'occhiello del settimo municipio. E contestualmente cercare di dare conto però in modo trasparente, cioè cercando di accompagnare anche politicamente questo processo, soprattutto perché quello che si intende fare è anche un cambiamento importante se si ha magari la consapevolezza e la condivisione anche con le altre forze politiche, si evitano quelle sbavature e anche quelle comunicazioni magari che non sono, oppure si mettono in tranquillità quelle preoccupazioni eccessive e però questo vorrebbe dire che se noi non, vuol dire che se noi non avessimo presentato questo atto, probabilmente noi non avremmo avuto alcuna delucidazione in merito.
Quindi quando qualcuno si stupisce del fatto che il Partito Democratico ha chiesto una trasparenza rispetto a questo, è perché io capisco che è nelle funzioni della maggioranza procedere ad andare avanti, però è anche compito dell'opposizione cercare di capire che cosa, in quale direzione sta andando questa maggioranza. E se ci sono delle cose che non ci vanno bene, siccome dobbiamo fare opposizione, abbiamo tutto il diritto di poterlo fare con i mezzi e con gli strumenti che creiamo. Questo lo dico per chiudere, perché c'è stato anche rimproverato che noi non dovevamo presentare una mozione, sarebbe stato meglio. Allora io ringrazio veramente, l'ho già fatto e ribadisco qui i ringraziamenti per chi ci dà dei suggerimenti sempre utili e preziosi, però la nostra non voleva essere una richiesta di informazioni, noi le informazioni le abbiamo già avute, le abbiamo avute da parte della cittadinanza, tra l'altro anche abbastanza preoccupate. Noi in questo momento ci teniamo solo a capire se c'è una volontà politica di fare qualche cosa e se c'è una volontà politica di fare qualche cosa che corrisponde a quello che abbiamo detto noi, quindi valorizzare e tenere lì quello che c'è nei modi e nei tempi e nelle funzioni di un cambiamento, di un riordino, di una riorganizzazione, allora oggi ci troviamo d'accordo. In fase contraria forse allora vuol dire che quella trasparenza e quella necessità di chiarezza e di informazioni che oggi i cittadini ci chiedono e che magari oggi si aspettano dopo la discussione di questo atto, la dovremo cercare per altre vie ed in altro modo. Vi ringrazio. Ci sono interventi? Sì, lascio la parola all'assessore Commisso. Grazie. Allora, io volevo innanzitutto, è chiaro che è assolutamente legittimo da parte di una parte politica presentare tutti gli atti che vuole, che ricrede, che ritiene, tecco la campanella, che ritiene giusto. La consigliera Vitrotti, da come ha esposto la mozione e la problematica, è stata molto chiara e ha, a mio avviso, mitigato un po' il tenore rispetto alla mozione scritta che ho davanti. Lo apprezzo, diciamo, perché quando io ho letto questa mozione ho detto: ma che sta succedendo? Cioè, è una mozione dove siamo venuti a conoscenza dell'intenzione della maggioranza. Cioè, qui si specificano cose che non sono assolutamente vere, quindi è chiaro, voi potete presentare tutti gli atti legittimi nel richiedere, ma anche il modo un po' allarmista è questo che magari forse è stato criticato, non tanto la legittimità di presentare qualsiasi atto, qualsiasi richiesta. Comunque, al di là di questo, io vorrei specificare, visto che sono l'assessore al personale, che non ci sarà nessuna, come qui c'è scritto, nessuno svuotamento di ogni funzionalità della sede di Villa Lazzaroni, non ci sarà assolutamente né chiusura né distruzione, nulla. Si sta assolutamente, no, è una mia esagerazione, dai. Però quello che stiamo facendo, certamente, noi riconosciamo assolutamente la valenza storica di Villa Lazzaroni. E per questo noi certo che vogliamo valorizzarla. Ricordo che infatti all'interno del Villa Lazzaroni c'è anche il teatro, che sebbene non completo e sebbene ad oggi noi non siamo ancora in grado di procedere ad una definizione completa, è intenzione certamente di completarlo e di aprirlo alla cittadinanza. Quindi non è che stiamo chiudendo o c'è un'intenzione di svuotare qualsiasi funzione di Villa Lazzaroni. Quello che stiamo facendo è un'altra cosa. Appena siamo entrati a gestire, diciamo, l'attività politica e a far scontro con l'attività amministrativa degli uffici, ci siamo trovati in una situazione completamente disorganizzata, ma disorganizzata veramente. Stiamo parlando di 600 dipendenti. C'è figlia di un accorpamento venuto solo di natura formale. È avvenuto soltanto un accorpamento politico, non è mai avvenuto un accorpamento amministrativo. C'è una schizofrenia negli uffici che io ho trovato e che era veramente impensabile. Ci sono uffici che fanno la stessa cosa e molto spesso con procedure diverse. Cioè quindi è folle pensare di lasciare così com'è. Ma è chiaro che noi tenteremo e stiamo tentando già da alcuni mesi di riorganizzare tutto il sistema. Il nostro impegno è certo quello di garantire che tutto il front office che oggi esiste a Villa Lazzaroni continui ad essere. Quello che noi tenteremo di riorganizzare, stiamo già riorganizzando, sono tutte quelle attività meramente gestionali che non hanno nessuna funzionalità, nessuna attività col pubblico. Posso fare un esempio: l'ufficio bilancio, di cui io mi occupo direttamente. C'erano due uffici bilancio
dislocati in sedi diverse, con funzioni che erano molto, molte volte sovrapposte, è chiaro che lì intervengo e riesco a recuperare anche delle risorse per destinarle anche a un servizio migliore qualitativo e quantitativo alla cittadinanza. Questo è solo quello che stiamo facendo. Quindi non c'è nessuna attività di svuotamento di Villa Lazzaroni, anzi, ripeto, la vogliamo assolutamente rivalorizzare e valorizzare ancora di più. Detto questo, io leggevo anche così, quindi non lo so, quello che è scritto nella mozione urgente è totalmente, diciamo, non vero, quindi non lo so se il Consiglio poi vorrà approvarla. Diverso è, io vedo qui un ordine del giorno invece che, non so di chi è a firma, non ne abbiamo parlato e io non ne parlerò, però è molto più simile a quello che noi stiamo facendo già da 2 mesi. Quindi tutto qui, volevo soltanto rassicurare la parte del Partito Democratico che non ci sarà nessuno svuotamento di Villa Lazzaroni, anzi, si rivalorizzerà. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Toti. Io volevo ringraziare il direttore che ha fatto maggiore chiarezza rispetto a quello che è il lavoro che sta facendo nella riorganizzazione funzionale del nostro municipio. E anche a me erano arrivate voci, perché le voci arrivano sempre, poi bisogna andare a capire con precisione se sono voci veritiere e se corrispondono appunto a quello che si sta facendo nel territorio. E io ho chiesto subito delle uscitazioni, ho cercato di capire, ho cercato di lavorare rispetto a questo. C'è la nota del comitato di quartiere di Villa Lazzaroni, la preoccupazione, in questo si esternà la preoccupazione dei cittadini rispetto a chi diceva chiusura, chi diceva tante altre cose. Noi abbiamo voluto fare oggi questo ordine del giorno proprio per questo. E voglio dire, mi fa piacere che la capogruppo del PD ha detto delle cose anche importanti, come la necessità della riorganizzazione funzionale. L'assessore ha detto fanno le stesse cose, ma anche con procedure diverse, anche che qualcuno mi ha detto ma no, nel nostro municipio noi facevamo certe cose nel nostro, perché nell'ex 9, poi nell'ex decimo la facevamo in modo diverso. Cioè, voglio dire, bisogna dire che purtroppo per noi che veniamo come consiglieri dell'ex nona c'era una contrarietà forte da parte nostra, di molti consiglieri dell'ex nona, rispetto a un accorpamento. Ma io voglio ricordare a chi forse faceva politica in quel tempo che c'è stata una commissione speciale riforme istituzionali presieduta da Smedile in Consiglio Comunale nel 2013, che è andata invece diretto, se n'è fregata di un confronto con i municipi o con altro, e hanno deciso questo accorpamento, che come dice qualcuno è chiaramente rispetto a 2 territori estremamente diversi da un punto di vista urbanistico, economico e sociale, lontani pure dai cittadini, magari 350.000 abitanti, anche se, voglio dire, il nostro municipio è quello più popoloso, ma senz'altro non è il più grande come perimetrazione, in quanto molti altri municipi sono superiori come superficie al nostro municipio. Però ecco, io dico che partiti che sono pure presenti qui in aula hanno accettato, senza fare barricate, un discorso di quel tipo, e nel 2013, come ricordava la consigliera Vitrotti, è stata subito stabilita dalla vecchia maggioranza la centralità che doveva essere politica
in questo municipio non è che c'è stata una discussione rispetto alla centralità politica, la mettiamo nell'ex no, nell'ex destra. Hanno dato per scontato il discorso che la centralità doveva essere a Cinecittà e hanno in questi anni abbandonato il territorio, la sede di Villa Lazzaroni, tant'è che a me non risulta che l'ex presidente del municipio sia andata periodicamente ci fossero state riunioni di commissione, come io ho chiesto invece appena arrivato nel municipio, quando ho detto era importante che commissioni che riguardavano il municipio dell'Appio venissero fatte nella ex sede di Villa Lazzaroni, questo io l'ho proposto. E nel passato questo, nel 2013-2016, non era mai stato fatto, cioè Villa Lazzaroni è di serie B e comunque i cittadini dell'Appio sono di serie B e di serie A sono i cittadini di Tuscolano. Perciò voglio dire, quando ci strappiamo le vesti, ecco, ricordiamo il discorso del passato, quando praticamente questi discorsi con forza nelle sedi istituzionali non sono stati fatti. Perciò, ritornando ai temi odierni, anche perché però non possiamo trascurare questo che è stata la storia rispetto al discorso dell'accorpamento, ecco, vogliamo dire che forse rispetto alla mozione oggi la consigliera Vitrotti mi sembra che abbia fatto delle correzioni che giustamente dovevano essere fatte dopo l'incontro che è stato fatto in sede di capogruppo con il direttore, in quanto quello che noi abbiamo specificato nel nostro ordine del giorno è quello che assolutamente, ad esempio rispetto a Villa Lazzaroni e rispetto ai cittadini dell'Appio, noi dovevamo garantire i servizi esistenti, i front office, i sportelli esistenti, con gli stessi orari che hanno gli sportelli. Perciò non cambiano nulla rispetto ai servizi per i cittadini dell'Appio. Questo assolutamente, su questo chiaramente siamo intransigenti, ma sembra e c'è una volontà politica da parte di questa maggioranza e da parte di questa amministrazione di venire incontro alle esigenze dei cittadini, che io non li voglio più chiamare ex nova, perché se no seguiamo sempre a parlare di due ex, qui gli ex ce ne stanno più. Qui possiamo considerare l'Appio e possiamo considerare il Tuscolano, possiamo considerare Morena, parti del nostro territorio. Però io spero che da oggi non ci sia più, e anche siano cambiate le indicazioni che ci sono nei vari municipi, perché ricordano ancora questo. Oggi c'è un solo municipio e rispetto a questo perciò i sportelli devono essere gli stessi. Risultano sul sito web i sportelli del municipio e tutti i sportelli devono essere mantenuti, in questo c'è la garanzia da parte del direttore, che in quella riunione veramente è stato preciso rispetto a questo, e noi l'abbiamo voluto ribadire però questo dell'ordine del giorno. E questo è il primo punto rispetto agli sportelli esistenti, che sono una decina, e rispetto agli orari. E poi l'altro punto pure importante che è stato sollevato, oltre alle esigenze primarie dei cittadini dell'Appio, ci sono anche le esigenze che tante volte riguardano problemi, come abbiamo messo nell'ordine del giorno, che riguardano dipendenti che si possono trovare rispetto a spostamenti in una situazione di reale disagio. Ecco, questi vanno tutelati, e anche rispetto a questo il direttore ci ha dato assicurazioni. Anche questo è un discorso fondamentale, centrale, perché sono dipendenti del nostro municipio che si trovano in situazioni gravi e difficili, e questi vanno tutelati, e c'è la volontà politica di venire incontro a altre esigenze. Ma c'è una volontà che noi anche testimoniamo nel passato, ma che è stata ribadita in questo ordine del giorno, è quella di aprire nuovi sportelli, cioè andare dai sportelli che noi abbiamo sia a Villa Lazzaroni
e sia a Cinecittà di aprire nuovi sportelli, perché proprio andiamo a come territorio con 300, più di 300.000 abitanti, abbiamo la necessità proprio di rapportarsi meglio con il territorio e con le esigenze del territorio, e perciò necessario e indispensabile aprire altri sportelli. Questi sono, io penso, i punti base, perciò voglio dire, si può arrivare, io penso, oggi a una votazione comune rispetto a questo, perché mi sembra che ci siano sensibilità politiche simili rispetto a questo, e comunque dobbiamo tutelare i cittadini senz'altro dell'Appio, e dobbiamo avere uno sguardo attento anche per gli impiegati del territorio. Allora, spiego intanto perché ho concesso qualche minuto in più, altrimenti mi viene controllato l'orologio. In realtà, penso ve ne sarete accorti, il consigliere Toti ha già anticipato l'intervento su quella che era la descrizione, no, dell'ordine del giorno, quindi ha ricollegato il suo intervento sulla mozione ex articolo 58, ha accorpato e ha spiegato quali sono le differenze, quindi vi volevo tranquillizzare quelli che... Sì, è stato chiarissimo, insomma, quali sono le differenze tra le due. Sì, assolutamente, no, è stato chiaro, quindi io l'ho lasciata parlare perché già stava spiegando. Bene, ci sono altri interventi? Consigliere Candigliata? Grazie Presidente. Allora, c'era Gigi del bar che mi ha detto che spostavano... praticamente tutti gli uffici del municipio si spostavano al Campidoglio. Per questo noi ci siamo allarmati e effettivamente abbiamo capito che la consigliera dice non ce la faccio, pure noi, perché purtroppo con le campagne mediatiche che fate ogni volta è sempre una storia, fate allarmismi. Io non capisco perché, ma bastava, capisco come dice ecco, grazie. Allora, come dicevo, come diceva giustamente anche l'assessore, tutti gli atti sono leciti, ma perché non fare un'interrogazione? Invece ogni volta ci si fa promotori di cose che si dice che sono dei cittadini, che poi bisogna vedere all'atto pratico, perché ci sono invece cose su Facebook, su tutti i social, che invece ci sono dei veri e propri attacchi. Allora, siccome che è da quando che abbiamo cominciato, a partire da Virginia Raggi, arrivare dalla nostra Presidente, ogni volta un attacco e bisogna dimostrare che invece non è così, io voglio capire se questi allarmismi sono procurati realmente dai cittadini o sono procurati dal Partito Democratico, perché questa è la parte fondamentale. Allora bisogna capire che non si può, e ogni volta è sì, perché proprio sui social si deve, fateci vedere i progetti, fateci vedere le situazioni. Allora io dico, no? Allora bisogna capire che gli allarmismi non fanno bene a questo paese e non fanno bene a questa città. Io dico solo questo, grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Io naturalmente devo ringraziare davvero il direttore e la Presidente che si sono subito mobilitati nel ribadire, fare un comunicato stampa, che tutto quello che può essere un degrado dell'eccellenza amministrativa possa essere, come dire, azzerato, calmierato. Io voglio leggere una frase che il Dipartimento 1 ha inoltrato qualche tempo fa, dove dice: l'eccellenza amministrativa ha lo scopo di favorire e promuovere il miglioramento dei servizi attraverso il rinnovamento degli stessi, in modo da rafforzare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione. Rispetto quindi in primis dei cittadini, che è la cosa più importante naturalmente, quindi ringrazio il direttore che si è preoccupato di rendere un territorio così difficile, come dire, normale, normalizzando e valorizzando l'eccellenza. Addirittura ci sono dei progetti, mi può contraddire, dei progetti di produttività per quanto riguarda questo aspetto. E quindi ne siamo convintamente rispettosi del lavoro che debba fare il Presidente, il direttore del municipio, ma la parte politica non può trascurare
non può dire che fa allarmismi. Io ho stampato con stamp tutte le trasformazioni che sono avvenute sul nostro sito del comune rispetto a quello che fa Ceva Fortifiocca e su quello che non potrà fare eventualmente o fa, dove stranamente vi voglio dire, cari colleghi del Movimento Pentastellato, che resta traccia su questo, di quando sono stati toccati l'ultima volta, come quando io consegno il curriculum, è stato modificato l'ultima volta e c'è scritto qua quando è stato modificato, il 13 gennaio 2017, e naturalmente qualche incongruenza l'ho trovata pure, perché non capisco se il direttore è arrivato a settembre, quando lo cita, oppure è arrivato dopo. Quindi alcune imperfezioni ci stanno di comunicazione e sicuramente non le genera il PD. Io già devo ricordare che feci la delibera quando volevano smantellare a cura della nostra, come dire, presidente la chiamavo, avevo trovato un termine per appunto, peronista, perché voleva smantellare la sala Maria Teresa di Lascia e lì ci ha rimesso le penne qualcuno. Non vorrei che in questo caso qualcuno ci rimettesse di nuovo le penne, perché io sono d'accordo che qualcuno si preoccupa all'ultimo momento di fare un ordine del giorno diverso, è diverso, peggiorativo rispetto a quello all'ordine del giorno. Cari consiglieri che vi accingete a dire mi dispiace che non avete colto nel segno nella risoluzione che lì guarda le persone, ma io sono d'accordo che bisogna guardare alle persone, perché il miglioramento amministrativo avviene anche guardando alle persone, perché non si può pensare che, come dire, un bravo direttore non guarda anche a questo, guarda anche a questo prima di fare un'operazione, lo guarda e come, perché non possiamo pensare che a Tommaso Fortifiocca i modelli della DIA siano in un modo e a Cinecittà siano in un altro modo, è tutto lo stesso municipio, però a territori diversi, non è che sono importanti di meno perché c'è meno urbanistica, meno impegno, più popolazione, assolutamente no, è un territorio che ha problemi diversi, però merita un'attenzione fondamentale, perché si parte da lì. Poi ne voglio dire un altro, io qui ho la delibera, forse non so se qualcuno se l'è stampata, la delibera di quella sciagurata, di quello sciagurato momento in cui si è accorpato, c'era la proposta di accorpare dall'anello ferroviario in su al primo municipio e da in giù al decimo, forse sarebbe stato più corretto, ma io non ho trovato, credetemi, in questi 2 anni e mezzo, da nessuna parte il fatto che Cinecittà doveva essere il polo, cioè deve essere la nuova sede complessiva di tutto il municipio, non l'ho trovato. Però devo dire una cosa, io lo dico onestamente, molti cittadini mi chiedono ma com'è che si è fatto l'accorpamento, ormai noi non ci sentiamo più di quel municipio, non riusciamo a venire giù perché è distante, è difficile. Io mi sono adeguato e capisco che questo territorio è bello altrettanto quanto è bello i dintorni delle mura aureliane, Piazza Re di Roma, Latino, Metronio e così via, sono territori bellissimi e c'è ragione di pensare che se si fa un buon lavoro si può arrivare a meta, però non posso pensare che adesso noi oggi parliamo di un ordine del giorno dove si dica le persone, perché qualche persona non è contenta di spostarsi, noi approviamo un ordine del giorno in base a persone o impiegati che non si vogliono spostare. Questo non deve esistere. Noi ragioniamo in termini di servizi erogati al cittadino. L'URP, servizi erogati al cittadino. Sono tutti, caro Toti, sono sia la consegna di una DIA, di una SCIA, di una SCIA commerciale, non possiamo rimpallarci tra una parte e l'altra. E poi sul fatto dei dipendenti. I dipendenti è ovvio che devono avere certezze dell'iter procedurale, certezza dell'iter procedurale. Quindi quando formeremo amministratori, li mandiamo a Caserta, li mandiamo dove volete, che abbiano un'autorevolezza amministrativa nel dire la stessa cosa, noi avremo un municipio che funziona. Litigare su tutto il resto, abbiamo allarmato, non abbiamo allarmato,
qua non c'è nessuno che vuole allarmare, né tantomeno vorremmo azzerare tutto come se Roma non esistesse. Chi dice questo? Zero, non esiste nulla. Roma bisogna demolirla e iniziare da capo. Ma che? Ci sono uffici spettacolari, ci sono personaggi straordinari nella nostra amministrazione. Però c'è bisogno di un chiarimento indispensabile in questo momento, che dia certezza, certezza amministrativa. E con questi principi l'esecuzione di qualsiasi opera, qualsiasi iniziativa, diventerebbe un qualcosa di perfettamente sano, legittimo, come lo diciamo spesso in commissione, e proprio per questo ribadisco, la mozione presentata dal PD non voleva assolutamente creare allarmismo, tantomeno una bravissima presidente che si chiama Monica Lozzi ci ha tenuto a ribadire con un comunicato stampa. Però una cosa non mi è piaciuto del comunicato stampa, quando dice un nuovo allocamento. Che vuol dire nuovo allocamento? Vuol dire che qualcosa di nuovo si muove. E allora ecco lì che non è allarmismo, cari consiglieri. Ci stiamo preoccupando di cose giuste e lecite, dove l'organo politico deve assolutamente incidere e dire la propria. Grazie. Ci sono altri interventi? Io vorrei intervenire, quindi per intervenire vengo lì, avevo già parlato col direttore, quindi quando devo intervenire devo venire lì. No, facciamo che sia dalla postazione di aula, quindi prego, Presidente. Allora, un po' mi sono sentita chiamata in causa, ma non è per questo che parlerò. Mi sono sentita chiamata in causa perché in capigruppo sono stata io a suggerire di fare un'interrogazione. Perché? Molto semplice, è chiaro che io non voglio spiegare a un partito, diciamo a una forza politica, qual è l'atto migliore che deve presentare. Però l'atto lo vorrei leggere perché è interessante, è veramente interessante, no? Che cominci in questo modo. Siamo venuti a conoscenza dell'intenzione della maggioranza di questo municipio di procedere allo spostamento dei servizi amministrativi, quindi si dà per certezza. Con conseguente svuotamento di ogni funzionalità della sede del municipio di Villa Lazzaroni. Questa è una grande balla ed è questo il motivo per cui abbiamo ritenuto nello scorso consiglio di non ritenerla urgente, perché non è vera, è semplicemente non vera. Allora, viene detto negli interventi precedenti, no? Viene dato per certezza questa cosa, viene detto sì, mi viene dai cittadini. Io avevo detto interrogazione perché semplicemente magari è vero che dai cittadini preoccupati, allarmati arrivano voci, ma le voci vanno verificate prima di arrogarsi, diciamo, il diritto di presentare un atto che dà indicazioni sul comportamento di una giunta, su come dovrebbe agire, quindi un atto di indirizzo fondato su qualcosa che non esiste, perché se è qualcosa che esiste allora tu mi dai pure un indirizzo, ma se qualcosa non esiste prima verificalo e poi magari l'indirizzo me lo dai e lo accetto pure. È stato detto poi cosa molto interessante, no? Che non c'era nessuna chiarificazione, nessuna trasparenza, si stava facendo tutto nelle norme, la giunta sta lavorando col direttore e a breve ci sarebbe stata, ma nel momento in cui le decisioni, diciamo, sono prese viene fatta una comunicazione chiara. Capisco, voglio dire, perché non si può dare per certo qualcosa che ancora non è stato deciso. Infatti i fatti hanno smentito completamente quello che è stato scritto nella mozione, che ripeto è una mozione, quindi una mozione non può basarsi su un mal di pancia di qualcuno che sta dicendo penso che. Era fiore all'occhiello, sì, era fiore all'occhiello, era fiore all'occhiello. Adesso lo è ancora fiore all'occhiello? Allora è fiore all'occhiello dal punto di vista quale? Urbanistico, decoro, amministrativo, perché ci sarebbe da discutere su tutti e tre. Allora oggi il PD si rende conto, dopo 20 anni che se la tiene quella Villa Lazzaroni, che forse la dobbiamo tenere come un fiore all'occhiello. Tranquilli, ci arriveremo a tenerla come un fiore all'occhiello. Un'altra cosa che vorrei dire,
Tanti complimenti al direttore, no? Perché si sta lavorando a questa cosa e starà molto attento al rilancio di Villa Lazzaroni, al rilancio delle persone, delle professionalità, dei cittadini. Io vorrei ricordare che il direttore non è che lavora da solo, il direttore dietro c'ha una giunta che dà l'indirizzo, non voglio togliere nulla al direttore, che è una persona che stimo e che sta agendo in maniera congrua, diciamo, posso dire che mi piace quello che sta facendo, perlomeno le sue intenzioni ce le ha spiegate chiaramente nella capigruppo. E vorrei ricordare che però non sta lavorando da solo, sta lavorando con l'assessore, sta lavorando con la presidente, sta lavorando con la giunta. Non è che la giunta, grazie al direttore, ma la giunta così, allora la giunta non fa comunicazione, non racconta quello che è, ma la giunta l'avrebbe raccontato nel momento in cui c'è qualcosa da raccontare, quando non c'è non si racconta. E infatti è stato un precipitare di informazioni. Io evito pure di leggerle sul cellulare tutti i post che sono stati scritti, perché veramente fanno alla fine sono quasi imbarazzanti, no? Perché danno per certo qualcosa che di certo non è. Quindi non voglio ritornare sull'allarmismo, ma voglio tornare invece all'ultimo punto che per me è importante, quello dell'armonizzazione, no? Di questo benedetto municipio. È così importante questa armonizzazione. Bene, questo che si sta facendo è stata, diciamo, è un punto che è stato sollevato nell'ultimo intervento, perché, diciamo, va data attenzione, no? Va data attenzione ai dipendenti, che devono avere un chiaro iter procedurale. Ascoltate in silenzio entrambe le parti, grazie. I dipendenti devono avere un chiaro iter procedurale, ed è quello che si sta facendo la giunta e la direzione di questo municipio, appunto perché ci sono procedure che sono diverse e in quasi tutti gli ambiti. E è importante capire pure che un accorpamento che è avvenuto 3 anni fa in realtà non si è mai realizzato, quindi uno dei modi per realizzarlo è anche quello di fare efficienza e sinergia. Quindi, invece di allarmismo, magari se si aspettava un po' di tempo, si chiedeva perché non è che il direttore o la presidente non sono disposti a venire a spiegare quello che succede, però insomma, invece di raccontare in giro, non dico solo nell'atto, ma a tutto il mondo, cose che non erano reali, intenzioni che non erano reali, date proprio per certe, perché una volta che sono scritte su una mozione, insomma, sono certe, finiscono agli atti. E quindi questo volevo dire, e il fatto che non sia stata trovata nessuna delibera sul fatto che Cinecittà debba essere la sede. Ma vogliamo chiedere alla vecchia presidente del municipio, Susanna Fantino? Voglio dire, chi è che governava questo municipio quando c'è stato l'accorpamento ed è stato deciso di venire qui? Se non ha fatto la delibera, chiediamolo a lei. Tutto qui. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliera Biondo, prego. Grazie Presidente, anzi ormai Vicepresidente, e grazie consiglieri. Vorrei intanto dire 3 cose per poi andare anche io a ridiscutere nel merito l'atto, come ha fatto giustamente la consigliera Zitoli. Perché sono stati posti 3 temi che secondo me riguardano quest'Aula, e così ho anche l'occasione di ribadire il motivo per il quale stiamo oggi discutendo questa cosa. La prima è che il sentito dire, diciamo, non sono delle voci che durante la notte i consiglieri si sognano, oppure, diciamo, dei sussurri che arrivano tra il vento freddo di questi giorni. Le sollecitazioni rispetto a questa cosa, non ai consiglieri del Partito Democratico, ma alla Giunta e a tutti i consiglieri qui presenti, sono arrivati da un comitato di quartiere storico di questo municipio. E io penso, consigliere Candigliota, così può anche reintervenire e ci divertiamo un po', che il dire che un comitato di quartiere può essere parificato all'amico Gigi al bar non porta rispetto, diciamo, a delle organizzazioni istituzionalizzate del nostro municipio, che invece tanto vi fregiate di ascoltare e che giustamente da quando vi siete insediati stiamo ricevendo in tutte le commissioni. Io penso che i comitati di quartiere non sono importanti solamente quando vengono convocati, ma anche quando sollecitano delle discussioni, e quindi su questo avrei preteso un po' più di rispetto, perlomeno rispetto ad una sollecitazione che è arrivata a tutti.
La seconda cosa, io sono, nonostante diciamo la discussione animata, sono ancora convinta che il Partito Democratico abbia fatto bene a presentare quest'atto, seppur con alcune critiche, perché penso che se non avessimo presentato quest'atto, questa interessante discussione oggi non l'avremmo fatta, e il fatto diciamo che tutti abbiamo qualcosa da dire su questo argomento dimostra che invece forse ne avremmo potuto discutere prima. E ha ragione la consigliera Zitoli a ringraziare anche la Giunta e non solo il direttore. Io sono assolutamente convinta che questa sia una decisione politica, e questo è il motivo per cui noi non abbiamo voluto fare semplicemente un'interrogazione, ma abbiamo presentato una mozione, perché pensiamo che nonostante questo sia un argomento che riguarda una riorganizzazione amministrativa, poiché va ad incidere sulla cittadinanza del nostro municipio, sia innanzitutto una discussione politica, e per questo ringrazio l'assessore che è rimasto qui ad ascoltare la discussione. E su questo però noi vorremmo avere delle rassicurazioni anche rispetto a la discussione che porteremo avanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se ancora una decisione definitiva non è stata presa, in che modo vengono convocati i sindacati, perché io penso che su questo forse anche una discussione va fatta, e se il direttore già li ha incontrati noi lo ringraziamo, ma lei Presidente ha detto che invece ci sta lavorando la Giunta, e noi vorremmo che anche con i sindacati ci fosse una discussione politica e non solo amministrativa rispetto allo spostamento singolo delle persone. E il terzo argomento principale di cui non abbiamo discusso, ma spero potremmo discutere nelle commissioni preposte, è la questione di che cosa fare degli spazi che rimarranno liberi a Villa Lazzaroni, perché questo invece sì è un tema sul quale io mi auguro che convocheremo i comitati di quartiere, i cittadini e tutti diciamo, i corpi intermedi e le realtà che vivono il nostro municipio e che potrebbero avere delle proposte rispetto a questi spazi. E su questo, scusami un attimo, prendo l'atto. Io penso che al netto diciamo, della premessa che veniva citata prima e che non voleva in alcun modo, ripeto, essere un modo diciamo, per allarmare, ma semplicemente una premessa per chiedere spiegazioni, io penso come al solito che facciamo sempre la solita discussione sulle premesse e poco andiamo invece a discutere degli impegni che dobbiamo prendere come consiglieri e amministratori di questo municipio. E questa mozione in realtà impegna delle cose molto semplici, e ve le voglio leggere. La prima è a mantenere in essere le attività che gli uffici dalle già ridotte unità amministrative svolgono nella sede municipale storica di Villa Lazzaroni, e penso che su questo mi sembra di capire siamo tutti d'accordo. La seconda è a mantenere un presidio amministrativo molteplice nella sede di Villa Lazzaroni per garantire ai cittadini di quel quadrante non solo i servizi anagrafici ma anche gli uffici dedicati a problematiche sociali, scolastiche, culturali, al commercio e alle pratiche edilizie. Su questo abbiamo avuto una rassicurazione dall'assessore, perché ci ha spiegato che gli uffici di front office verranno mantenuti, e siamo quindi anche d'accordo. E terzo, sul quale ci teniamo in particolar modo, è a dare conto in modo trasparente di ciò, e quindi in questa sede, nelle preposte commissioni, e anche magari diciamo rispondendo alle sollecitazioni dei cittadini e dei comitati, di ciò che si intende fare con la sede di Villa Lazzaroni e con i dipendenti della stessa sede. Ecco, io penso che si possono presentare degli atti così come si possono criticare degli atti, e su questo non c'è assolutamente nulla di male, ma se la maggioranza di questo municipio voleva dimostrare che nonostante tutto intendeva affrontare questo argomento, io avrei gradito che l'ordine del giorno fosse presentato da loro con le correzioni alla nostra mozione, e il Partito Democratico l'avrebbe votato, piuttosto che farlo presentare diciamo a un'altra minoranza per poi votarlo tutti all'unanimità. Ecco, io credo che su questo si può fare la critica, ma la maggioranza si debba anche assumere la responsabilità poi di disegnare il percorso, e su questo il percorso da parte vostra ancora oggi non è chiaro. Ancora oggi non è chiaro, e io penso quindi che questa discussione andrà portata avanti successivamente. Grazie. Perché cosa? No,
No, no, alla fine della discussione. Allora, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, nella scorsa consigliatura si era già messo in azione questo meccanismo, si doveva già procedere per cercare di riorganizzare le due sedi. Poi, come tutti sappiamo, perché questo è certo, perché poi il tempo dà ragione ai fatti, che questo non è avvenuto. Quindi è rimasto tutto appeso, anche perché la Presidente Fantino non ha ritenuto opportuno mettere mano a questo meccanismo in virtù del fatto che aveva una maggioranza un po' traballante. Per cui si è cercato di evitare, e questo è sotto l'occhio di tutti. Quindi non penso che oggi questa azione che questa amministrazione sta portando avanti sia talmente strana, ma però non bisogna neanche come si dice, colpevolizzare, uso questo termine improprio ma per rendere più chiaro, che una parte politica può utilizzare il mezzo, diciamo, l'atto che ritiene opportuno per poter chiedere quelle che sono le proprie alle proprie domande e delle risposte che gli vengono date. Quindi io l'ho detto in capigruppo, che appunto avevo vicino la collega Pitrotti, dico, utilizzare anche una mozione non è quello che è sbagliato secondo me, perché uno utilizza una mozione, interrogazione, utilizza il mezzo che ritiene opportuno per poter avere delle notizie. Il problema è che dal punto di vista politico, perché poi parliamoci chiaro, chi fa politica deve utilizzare un altro modo, cioè quello che io mi procurerei è di quello che dei comunicati che sono usciti fuori, che non rendono merito alla mozione, perché la mozione è stata chiesta per avere notizie. Ora, se qualcuno avesse tirato fuori questo argomento in qualche commissione, oppure avessimo avuto, come si dice, la bellissima idea di poter chiedere al direttore, come poi è successo una settimana prima, di capire se c'era qualche azione in questo senso, probabilmente questa mozione non sarebbe uscita fuori. E quando è come quando noi all'inizio, noi opposizione e voi maggioranza, non trovavate ancora un equilibrio nella convocazione delle commissioni, e quindi noi non potevamo parlare di argomenti nelle commissioni preposte se queste commissioni non venivano convocate con una certa regolarità. È normale che noi avremmo utilizzato la controllo e garanzia per poter fare, no? Per mettere in evidenza quello che serviva sapere da parte da consiglieri istituzionali e da opposizione. Questo lo dico proprio perché gli strumenti vengono utilizzati a seconda di quello che uno in quel momento decide di poter utilizzare. Il problema invece poi è chi al di fuori di questo, ripeto, con i comunicati dà una sensazione diversa e come si dice, svilisce un po' l'atto politico. Perché l'atto politico è, secondo me, sempre intelligente poterlo porre. Il problema invece è quando poi vengono fatti dei comunicati o vengono fatti delle comunque cose diverse che non rendono merito a questo. Io mi preoccuperei più di questo, non del resto, perché la parte politica deve potersi confrontare in qualunque modo e in ogni mezzo. Detto questo, mi sembra che ci sia una continuità, dico, quello che deve essere fatto e iniziato nella scorsa consigliatura si sta portando avanti adesso. Ora, in modo obbligatorio? Probabilmente, no? In modo volontario? Probabilmente, non è un problema. L'importante è che nel momento in cui si cerca di capire quello che deve succedere e veniamo tutti a conoscenza, coscientemente, veniamo a conoscenza del fatto che preferiamo che quel municipio non venga prosciugato di funzioni, e nel momento in cui veniamo sempre a conoscenza, perché è interpellato in una capigruppo, che è la sede preposta per poter avere notizie di un certo tipo dal direttore in persona, che questo non avverrà, è normale, non volevamo, io il consigliere Toti, non volevamo svilire
la mozione del Partito Democratico, che secondo me è stata giustamente posta. Poi si potevano usare termini diversi, ma questo è un problema di dialettica politica. Ma quello che invece volevamo fare è che volevamo rendere merito alla richiesta, perché era giusta e utile, quindi che tutti quanti fossimo a conoscenza. E quindi nel collegare le notizie ufficiali riportate, e per far sì che la politica possa avere sempre un ruolo centrale in questo meccanismo, di collegare quest'ordine del giorno mettendo la preoccupazione di chi l'ha posta nella conseguente risposta di chi l'ha data, cioè di chi ha risposto in tal senso. Per cui nel momento in cui si arriva a sentir dire che i front office verranno comunque mantenuti e verranno accorpati gli uffici, quelli diciamo generalizzati, che possono essere messi insieme con un plus di risorsa anche di personale, perché nella concentrazione si ha anche una maggiore possibilità di distribuzione di personale. Io penso che questo sia, oltre che probabilmente condizionato dal centro, quindi dal Campidoglio, mi sembra una cosa di sana, come si dice, robusta costituzione, quando uno si fa il certificato medico. Detto questo, poi è normale che la battuta che si fa, che questo porta produttività per gli uffici, io non lo so, insomma, c'è anche questo, forse è un merito di chi dirige o gestisce questo municipio. Io sentivo, perché poi si fanno battute eccetera, io non sono mai geloso di chi pone le questioni politiche, io non ho questo tipo di problema, e che il PD abbia fatto questa mozione senza interpellare alcune parti politiche lo vedo legittimo. Non vedo ovviamente il commento se poi viene posto un ordine del giorno in tal senso, perché come lo può fare un partito lo possono fare anche altri esponenti di partiti o consiglieri, anzi dovrebbe essere contento, perché si va nella stessa direzione, cioè si va nella direzione di tranquillizzare il personale, perché è facile poterlo sobillare e dire non vi preoccupate, anche perché mi sembra che nell'ordine del giorno, se non ricordo male, ci sia scritto anche di tener conto, oltre di utopisticamente abbiamo messo di poter aprire altre sedi o piccoli spazi, per esempio, no, in strutture del Comune di Roma, ma questa era un po' colorita come cosa, non so se riesce a tenere questo, pensa a fa altro, però era per dire, ma di tener conto delle problematiche dei dipendenti che hanno esigenze reali nel essere sollecitati nello spostamento. Questa mi sembra una cosa di fondamentale importanza. Ora, se noi non dobbiamo tener conto delle esigenze del personale, no? Se noi non dovessimo tener conto delle esigenze del personale, non dovremmo neanche star a parlare della unificazione, perché dovrebbe essere una cosa automatica, cioè una cosa che dovrebbe avvenire senza colpo ferire. Se invece ne stiamo parlando, secondo il mio modestissimo parere, è perché teniamo conto del discorso del personale, dei dipendenti, perché non sono dei pacchi e non sono, capito, delle situazioni che non hanno il loro peso. Per l'amor di Dio, l'amministrazione comunale si tiene sui suoi dipendenti, e se i suoi dipendenti stanno bene, ovviamente si ha un elevato maggiore rendimento per l'azione comunale. Per cui è quello il problema che noi ci stiamo ponendo politicamente: come verranno giostrati, come vengono mossi i dipendenti, così come viene, o ci avrà una logica? E mi sembra che il direttore abbia espressamente detto che ci sarà una logica, tenendo anche conto dei casi più problematici. Quindi, detto questo, non penso di che cosa ci dobbiamo preoccupare, anche perché se uno poi dopo viene a dire che non può prendere tre fermate di metro eventualmente per fare, io vorrei far parlare queste persone con chi perde il lavoro tutti i giorni, per l'amor di Dio diventa una cosa proprio che no, dal punto di vista morale. È normale che ci siano degli uffici
che verranno accorpati. Per esempio, io penso, e non lo so, ma l'ufficio tecnico, dove generalmente vengono fatte le die, vengono fatte le scie, che parte sono anche commercio eccetera, vengono fatte online, oppure chi le fa sono geometri, architetti, ingegneri. Andare a Fortifiocco a venire qua penso che non gli si crea il problema, lo fanno per lavoro. Se invece bisogna fare l'anagrafico, il front office, il sociale, il commercio, cioè quindi quelle cose che devono essere comunque effettuate con i propri dipendenti, i propri sportelli, beh, penso quello che sia normale. Poi non capisco neanche perché. Consigliere stato... Giuliano, non me ne voglia, sono 10 minuti. Ah, me lo fanno notare. Ci piaceva, ci piaceva ascoltare, siamo infervorati. Per me, ok. Ma io confesso che non l'ho neanche preso io, l'hanno preso. Qualcun altro l'ha preso, io mi scordo dei tempi, passa il tempo e ci scordiamo. Devo ammettere che l'avevo preso. Devo chiudere, grazie Presidente. No, chiudo dicendo che se la Fantino, alla quale aveva tanto a cuore quest'aula consigliare, dandogli pure un nome di sala allende, che non so neanche se poi è stata fatta ufficializzata. Quindi penso che lei abbia deciso di stare da questa parte, anche perché spostare poi i numerosi dipendenti da qui e farli entrare dentro Fortifiocca mi sembra che sarebbe stato un po' difficile. Però voglio dire, anche a fare questo cambio forse non era possibile, quindi gioco forza. La Fantino era innamorata del nono municipio, gioco forza ha dovuto accettare questa soluzione, penso che sia stata questa la cosa. L'ultima, tanto per far capire che la politica ha una logica, questo va tutto bene, caro Presidente, cara Presidente del Consiglio, caro Vicepresidente, caro Direttore, va tutto bene, quello che non deve verificarsi è che poi tutto questo è collegato anche nella movimentazione dei vigili urbani, che ovviamente da quanto abbiamo capito, no, dovranno avere la nuova collocazione eccetera eccetera. Certo che se poi ai vigili urbani fa gola Villa Lazzaroni, così vanno via di qua e vanno lì e qui vengono tutti gli uffici, è normale che poi si crea il problema, perché neanche il front office avremmo. Chiaro? Se questo viene evitato, e allora possiamo dormire sonni tranquilli. Grazie. Allora, forse gli abbiamo dato 2-3 minuti in più. Cercheremo quindi di essere magnanimi e elastici anche con i futuri interventi. Ci sono altri interventi? Consigliera Cerconi. Buongiorno nuovamente. Allora, io credo che il problema fondamentale, permettetelo di dire, sia un po' di trasparenza, ma non è in un'accezione negativa, nel senso che nel momento in cui si sente una voce, se ne sentono due, arriva una lettera di un comitato di quartiere, anche molti dipendenti del nono municipio, io so che non hanno capito bene cosa sta succedendo, forse sarebbe stato semplicissimo risolvere il problema facendo probabilmente un'assemblea o divulgando le informazioni necessarie agli stessi dipendenti e ai consiglieri municipali. Io non so se questo è stato fatto, ma vi faccio presente che sicuramente è stato fatto, che alcuni anche dipendenti ovviamente o non l'hanno presa bene o comunque non ne erano a conoscenza. Tant'è che posso anche ammettere la mia ignoranza, perché io in tutta questa questo parlare mi sarei aspettata, magari anche da parte del vicepresidente, un elenco di quelli che sono gli uffici cosiddetti amministrativi che vengono spostati a Villa, che vengono spostati a Cinecittà. Cioè, è possibile avere un elenco di questi uffici che devono essere accorpati? Perché parliamo tanto, ci infervoriamo tanto, uno risponde all'altro, l'altro risponde, ma poi alla fine il cittadino, se vede una ripresa del genere, ha capito quali uffici sono spostati? Io credo di no. Allora, il mio intervento è semplicemente per dire, qui il problema è di tutti, ossia, non è che uno può essere contento se si chiude Villa Lazzaroni, cosa che io personalmente ho escluso anche nei miei interventi pubblici, dicendo che gli uffici che sarebbero stati accorpati sarebbero stati quelli amministrativi, ma riusciamo a fare un elenco di quali, per far capire concretamente di quali uffici vengono accorpati? Cioè, cosa si sposta? Perché
problema forse, e questo lo riferisco anche a tante altre situazioni, come all'arrivo dei richiedenti asili sui territori, che è oggetto di tante interrogazioni, è non far capire che cosa si vuole fare. E il non far capire che cosa si vuole fare, e questo lo addebita la parte politica, mi permetta, vicepresidente, perché i cittadini poi sono allarmati, perché la signora, e purtroppo il famoso Mario, che probabilmente ha 80 anni, che si deve andare a fare la carta d'identità, che ti chiama, perché cioè, la verità è che noi siamo consiglieri del territorio, e quindi non è che ci chiamano, sai, le grandi cooperative, cioè il nostro lavoro è dare assistenza, aiutare, capire e far capire ai cittadini quello che sta succedendo e portare avanti le istanze dei cittadini. Ed è ovvio che se esce una parola, un comitato di quartiere si muove, un comitato di quartiere che rappresenta una zona si muove e manda una nota a tutti i consiglieri, è normale che in parte scatti una piccola psicosi. Che sta succedendo? Ed è compito della politica far capire quello che sta succedendo. In questo mi permetto di dire, dal punto di vista politico, che c'è stata poca comunicazione, perché non è sufficiente mettere su Facebook un comunicato piuttosto che una nota vocale del presidente del municipio. Serve spiegare quali sono questi uffici amministrativi, perché non tutti fanno politica e non tutti devono essere obbligati a capire che cos'è un front office piuttosto che un, cioè un front office è chiaro, però che cos'è un ufficio amministrativo e quali possono essere i cambiamenti. Allora io da quel punto di vista gradirei magari un intervento per fare un po' più chiarezza e ad avere un elenco di quelli che saranno gli uffici che verranno accorpati. Tra l'altro le difficoltà le abbiamo riscontrate anche noi, le abbiamo riscontrate negli scorsi anni, quando anche noi siamo costretti come consiglieri a fare avanti e indietro e spesso a non trovare anche giustamente dirigenti che sono costretti anche loro a fare la spola, quindi magari vieni qua cercando il dirigente ma il dirigente a Fortifiocca, allora tutti sposti a Fortifiocca ma nel mentre lui è arrivato qui a Cinecittà, quindi il problema è evidente, però la chiarezza ci deve essere. E un piccolo inciso riguardo, e mi permetteranno i colleghi del Partito Democratico, piuttosto probabilmente il problema è che negli scorsi anni Villa Lazzaroni è stata abbandonata. È proprio il contrario, cioè secondo me la presidente Fantino aveva dimenticato un po' la sede di Villa Lazzaroni, tant'è che le problematiche anche a livello strutturale sono evidenti. Quindi io credo e ribadisco la non contrarietà ovviamente come Fratelli d'Italia né alla mozione del Partito Democratico, perché nonostante i toni del premesso, del considerato, che io non ho trovato neanche esageratamente, devo dire esageratamente, cioè la trovo una mozione politica, quindi in quanto mozione politica chi non ha utilizzato toni un po' vessatori scagli la prima pietra, perché voglio dire qua tutti in campagna elettorale abbiamo alzato abbastanza i toni e lo ha fatto anche la parte politica che lei rappresenta, vicepresidente, però credo che nell'impegno sia comunque non venga richiesto nulla di eccessivo, cioè siamo d'accordo nel mantenere le attività degli uffici, nel mantenere o comunque la sede di Villa Lazzaroni, e allo stesso tempo trovo comunque molto l'ordine del giorno che ho letto oggi sull'accorpamento funzionale delle sedi municipali, perché lo riteniamo insomma corretto, ma credo che nello stesso tempo vadano nella stessa direzione, nel senso in quella che può essere da una parte la necessità di un accorpamento funzionale e dall'altra parte nel garantire comunque ai cittadini dei presidi che siano più capillari possibili, perché anzi addirittura vi dirò di più, prima parlavamo di statuario capannelle, cioè un comitato di quartiere che per esempio talvolta ha anche richiesto in anni passati di avere sul territorio degli uffici anagrafici proprio per la popolazione del quadrante, che vi ricordo comunque non è
pochissima, cioè si parla sempre di 30.000 persone perché questo è un territorio di 300 e passa mila abitanti. Detto questo, io chiedo semplicemente, ecco, lo ribadisco, di avere chiarezza nell'azione anche politica, per evitare anche psicosi generali che nascono non tanto dal partito o dai partiti, quanto dal territorio che chiede le spiegazioni. Grazie. Sì, l'intervento dell'assessore da regolamento alla fine, l'ultimo intervento, assessore, ti ricordi del regolamento, l'avevamo già verificato. Sì, allora, se non ci sono altri interventi io farei chiudere l'assessore, perché da regolamento è possibile fare un ultimo intervento. Mi sto perdendo qualche... consigliere Principato, vuole fare un intervento lei? Sì. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, io vorrei dire che anche qui ci sono dei personaggi straordinari e li troviamo sia a destra che a sinistra. Questi ci additano fra quelli che comunicano sui social, esclusivamente sui social, e non parlano coi cittadini. Io vorrei ricordare che questo movimento non ha televisione, non ha giornali, non ha radio, e ha vinto proprio perché è stato sempre, da quando è nato, nelle piazze. Al di fuori di questo, e per rimanere nell'argomento oggetto del tema, quelli che ci parlano dei social, a sinistra scrivono: abbiamo appreso nei giorni scorsi dell'intenzione della presidenza del settimo municipio di privare una fetta importante degli abitanti del proprio territorio di un accesso agile ai servizi. Si sta procedendo infatti allo spostamento di tutte le unità amministrative, tecniche e sociali presso la sede di Cinecittà, privando così i cittadini del versante Appio Latino Metronio della possibilità di accedere ai servizi presso la sede storica del municipio in Villa Lazzaroni. Se non è allarmismo questo. Andiamo ancora. Sì, è meglio una parola con click, infatti questo l'avete scritto sui social. Vorrei andare un attimino anche a destra, dove spesso si usano i social, e si scrive addirittura, ascoltate bene, si parla di lesione dei diritti. Cioè, io so veramente, quando ho letto sono rimasto allucinato, si parla di lesione dei diritti e addirittura di una raccolta firme. Cioè, io sono veramente rimasto atterrito da questa cosa, perché non sono riuscito a comprenderla. Fino adesso però la cosa che... vorrei chiarire con l'intervento della Presidente, quello che ha dichiarato la Presidente è: il proponimento di questa amministrazione è quello di salvaguardare il bene, ma ancor di più la salute dei dipendenti che ad oggi lavorano in quella sede che, tempo incuria da parte di chi ci ha preceduto, ha reso in parte inadeguata all'utilizzo. Quindi è chiaro l'obiettivo di questa amministrazione, in accordo con gli uffici e con la collaborazione degli uffici, di tutelare prima di tutto la salute dei lavoratori. Possiamo fare un po' di silenzio mentre ci sono gli interventi? Lo chiedo a tutte le parti, è veramente silenzio mentre ci sono gli interventi. E quindi chiedevo appunto, ma l'interesse non era dei cittadini? E perché nessuno si è preoccupato nemmeno della salute degli impiegati? Non sono cittadini come gli altri? Allora vorrei concludere dicendo che la campagna elettorale è finita e avete perso. Quindi noi stiamo governando e ascoltando tutti gli interventi delle opposizioni nella massima democrazia, le accettiamo. Quando poi però si fa campagna elettorale su dei temi così importanti che riguardano la vita delle persone, mi dispiace, ma non possiamo accettare questa campagna di disinformazione totale che state cercando in tutti i modi di fare. Noi non abbiamo televisioni, ma tutti i giorni, anche dopo essere stati eletti, continuiamo a scendere nelle piazze a parlare con le persone. La porta della Presidenza al quarto piano è sempre stata aperta per tutti, cittadini, associazioni e comitati di quartiere. Quindi non mi si venga a dire che non comunichiamo con le persone e con i comitati di quartiere. Grazie. Allora, ci sono altri interventi? Perché se non ci sono interventi io lascerei la parola. Sì, consigliera Ariano.
Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti i colleghi consiglieri e Assessore. In realtà la mia vuole essere una piccola parentesi, perché nel corso appunto di questa consigliatura noi abbiamo avuto l'opportunità di lavorare e diciamo riconoscere del bello operato che è stato fatto nell'ambito di una commissione della scorsa consigliatura. Una commissione istituita nel 2013 che era intitolata Commissione Consigliare Speciale Regolamento, Decentramento Amministrativo e Problematiche Conseguenti all'Accorpamento dei Municipi 9 e 10. Allora, la commissione naturalmente aveva una data di scadenza. La durata naturale sarebbe stata fino a luglio del 2015. E nel luglio del 2015, con una nuova deliberazione, si era deliberata una proroga. Ecco, mi sarebbe piaciuto molto, magari piuttosto che parlare di situazioni comunque che non sto, diciamo, non voglio continuare nella polemica che già diciamo si è avviata, però ecco, mi sarebbe piaciuto molto da parte dei consiglieri che hanno fatto parte di quella commissione vedere magari in un atto qualche proposta o richiamo a qualcosa che era stato concluso nell'ambito di quella commissione. Quindi semplicemente questa postilla. Poi ecco, magari sto finendo di parlare, io nel momento in cui voi parlate ascolto sempre. Sì, finiamo l'intervento, lasciamo finire l'intervento. A posto, semplicemente volevo chiedere, so che la proroga l'avevate fatta fino a luglio del 2017 e non siete riusciti a onorare, quindi probabilmente la fine del vostro lavoro si riteneva, insomma, terminasse nel corso di quella che però l'attuale nostra consigliatura. Quindi insomma sono contenta che magari noi riusciremo a dare risposta a quella che è l'esigenza del territorio, speriamo di non dover arrivare a proroghe e proroghe, anzi anche se ovviamente è sotto gli occhi di tutti il fatto che noi ci troviamo con l'eredità che ci avete lasciato voi. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora lascerei la parola se non ci sono interventi. Ci sono interventi, che mi sto perdendo qualche alzata di mano? No, non ho detto a nessuno. Sì, no, preferirei lasciare la parola all'assessore. Grazie Presidente. Allora io rispondo nel merito, visto che sono stato chiamato in causa. Allora ripeto, nessun servizio front office verrà spostato o comunque accorpato qui soltanto a Cinecittà. Questo non vuol dire che ci sono, per esempio, delle procedure di digitalizzazione che sono obbligatorie e che vengono da normative nazionali, non è che noi possiamo bloccare tutto perché questo, quindi tralasciando questo. Nello specifico, noi ad oggi abbiamo accorpato degli uffici e stiamo procedendo ad accorpare ancora altri, che hanno solo di natura, una natura gestionale, e faccio specificatamente gli esempi, cioè quelli che sono stati accorpati proprio in, credo ieri o due giorni fa. L'ufficio bilancio, ufficio trasparenza e redazione web, e no, un attimo, e l'ufficio appalti. Sono tutti uffici di natura gestionale che non hanno nessun rapporto con il front office. Questo però no, non vuol dire che non ci saranno altri uffici che verranno accorpati. Però io voglio chiarire, accorpare un ufficio implica un lavoro enorme, soprattutto in un municipio così grande, con una quantità di dipendenti enormi e soprattutto con una burocratizzazione, una procedura molto farraginosa, e implica certamente un'analisi delle funzioni, un'analisi della esistenza o meno di una standardizzazione dei processi, un'attività molto ma molto complessa che noi abbiamo iniziato e che purtroppo doveva iniziare nel 2013. Doveva iniziare nel 2013. Noi ce ne faremo carico, quindi ad oggi non sono in grado di dire immediatamente, perché noi siamo da 6 mesi qua. È vero che siamo stati bravi a risolvere problemi che erano stati lasciati dall'amministrazione precedente negli ultimi 10 anni. Mi ricordo per esempio del marciapiede di Furio Camillo, o del rifacimento dello square di Giulia Agricola, o anche del rifacimento della strada di Luigi Schiavonetti, che erano fermi da 10 anni, da 15 anni. Siamo bravi su quello, lasciateci un po' di tempo e riusciremo a risolvere anche questa cosa del accorpamento totale delle funzioni. Grazie. Allora, a questo punto, visto che era l'ultimo intervento, io passerei alle dichiarazioni di voto.
Glielo lasciamo questo minuto a Candigliota? Noi preferiremmo di no, perché se diventa polemica. Allora, per caso personale, sì, una cosa molto veloce, Candigliota, veramente un minutino, un terzo del tempo, grazie. Sarò molto sintetico. Allora, dovevo rispondere comunque al fatto che comunque mi era stato detto che portavo poco rispetto ai cittadini. A parte il fatto principato, mi ha levato l'intervento che purtroppo ha dichiarato lui le cose che c'erano scritte sui social, ma quindi a questo punto devo capire che è partito proprio dai social questa cosa e non dai cittadini, come si diceva. Va benissimo, allora ripeto una cosa molto importante: quando si parla di rispetto bisogna pensare dove eravate nel rispettare. Sto parlando per consigliere favore. Ciancio, per favore, io ho un minuto, consigliere Ciancio, per favore, c'è un intervento, c'è un minuto, non, ecco, è che possiamo farlo durare quando tre si, no? Parla, quando si parla di rispetto bisogna dire dove eravate quando vi siete mangiati Roma, dove eravate con Mafia Capitale e basta. Dove eravate soprattutto quando i comitati di quartiere che oggi portate qui vi chiedevano delle cose, vedi Giulia Agricola. Allora dove eravate in quel senso? Riempirsi la bocca di parolone è bello, però i fatti sono importanti, se no rimangono bla bla bla. Allora io non posso garantire un dibattito qui dentro, mi dispiace, non lo posso proprio permettere, quindi vorrei che cose di questo tipo succedessero fuori da quest'aula, quindi la prossima volta non darò neanche spazio a chiarimenti se devono diventare di questo, no, perché poi diventa un botta e risposta, mica per questo motivo, diventa un botta e risposta e non voglio poi che magari qualcuno in questo momento si sente, vorrei evitare proprio il dibattito, tutto qui, quindi chiedo aiuto a tutti quanti per evitare i dibattiti. Passerei invece alle dichiarazioni di voto. Ah sì, stavo dimenticando, perché dopo tutta questa discussione, tutto questo dibattito, abbiamo dimenticato che va votato un ordine del giorno, giustamente, perché l'ordine del giorno va votato prima della mozione. Un attimo, sto parlando. Allora, c'è stata una prima presentazione che a me già sembrava abbastanza chiara del presidente Toti, se c'è necessità dei firmatari di fare un'ulteriore verifica, io la farei veramente molto breve. Comunque le differenze erano state sottolineate, la copia l'avete tutti. Cosa mi dite voi, firmatari? Bene, quindi possiamo procedere quindi alle dichiarazioni di voto dell'ordine del giorno. Ci sono, ok, va bene, benissimo, avevo dato per scontato che non ce ne fossero dopo tutti gli interventi, ma va bene. Come ho detto già, come dire, ho accennato, lodevole tutto, però si contraddice un ordine del giorno che impegna il Presidente e la Giunta a dare attuazione al necessario accorpamento, quindi è un accorpamento necessario delle sedi municipali con garanzia che restano nell'attuale ubicazione. Non è possibile, l'uno esclude l'altro. Come fanno ad essere accorpati? Allora, finisco. Ancio, la volevo aiutare. Evitiamo i commenti, così finiamo l'intervento. Io insegno a leggere. Allora, per favore, no dibattito, vorrei dare modo di finire l'intervento. Non è che, per carità, è una cosa, se riusciamo a fare questo siamo bravissimi. Cioè, noi riusciamo a fare un accorpamento dando garanzia dell'attuale ubicazione. Che cosa accorpiamo se diamo garanzia all'attuale ubicazione? E con i medesimi orari attualmente in vigore in tutti i servizi, va d'accordo, manteniamo tutti, ma dobbiamo trovare una parola che non cozzi con accorpamento, ubicazione attuale, se no non funziona. Mo io non sono un professore di lettere, avrei avuto tanta, come dire, supporto da una professoressa di greco e latino come la professoressa, la nostra assessore alla scuola. Quindi, leggete bene, quindi non sono uno che non sa leggere, Antonio. Antonio, non dire cose speculari, io cerco di essere costruttivo. Allora, poi andiamo avanti, io cerco di essere costruttivo.
scusate, ho gli occhiali bifocali e quando guardo in basso non vedo perché adesso ho cambiato gli occhiali, scusatemi, mi gira pure la testa. Quindi faccio fatica perché servono per guardare da lontano e da vicino. Quindi Antonio, ti prego, al necessario accorpamento delle sedi municipali con la garanzia che restino nell'attuale ubicazione con i medesimi orari attualmente in vigore. Cioè qualche parolina la dobbiamo cambiare. Andiamo da un'altra parte, tutto il resto può andare bene. Che si tenga altresì in debita considerazione le particolari esigenze di quei dipendenti che non vogliono prendere la metropolitana. Vorrei ricordare, è vero che ho concesso prima un paio di minuti più al consigliere Giuliani, vorrei ricordare che ci sono 3 minuti. Cioè noi abbiamo criticato prima aspramente questo aspetto, adesso lo mettiamo nell'ordine del giorno, cioè vuole dire che noi facciamo un ordine, approviamo un ordine del giorno che va in direzione di quei soggetti che, ahimè, io sono sicuro che ci sono persone che a fine carriera hanno delle esigenze, il direttore saprà benissimo valutare che potrà essere messo in un'altra mansione, diversamente, però qua, cozza, non c'entra nulla. Non c'entra nulla, perché noi, affermando un principio del genere, va contro quello che pensa quel signore lì con gli occhiali, che lo conosco oramai da 6 mesi, che è un consigliere che la pensa diversamente. E mi riferisco a un soggetto che conosco, penso nel pensiero, e stava magari, come dire, affermando che non è una cosa plausibile. Noi dobbiamo scrivere che comunque noi privilegiamo soprattutto l'aspetto della garanzia dei servizi per i cittadini. L'aspetto degli addetti e degli impiegati non è una cosa che avete sollevato voi prima, per cui io ritengo che con questa impegna, questo ordine del giorno, noi ci possiamo astenere, ma non possiamo avallare una scritta del genere. Quindi se vi affrettate a cambiare queste due parole, voglio dire, fate cosa buona e giusta, visto che già abbiamo capito che il Movimento 5 Stelle è disponibile, abbiamo visto che è disponibile a votare quest'ordine del giorno, mentre non è disponibile a votare una mozione perché, sentite, siamo venuti a conoscenza. Sì, è vero, io conservo una cosa, cari ragazzi, li conservo tutti, tutte le interrogazioni della Monica Lozzi, di Coia, dei Movimento 5 Stelle e tutte le risoluzioni. Adesso vi porto tutti i documenti in cui dicevano siamo venuti a conoscenza che il problema di, e lo scriveva anche nella passata consigliatura, chi adesso disdice questo modo di rapportarsi con i cittadini. Ma perché? Da chi dovevamo sentirlo? Dagli spiriti? Dai cittadini lo dobbiamo sentire, perché, che se ne dica, il PD è un partito che sta comunque con i cittadini, sempre, anche quando si possono avere avvertito, e i fatti l'hanno evidenziato e ne abbiamo pagato le conseguenze, perché abbiamo perso le elezioni, di qualsiasi ipotesi. Possiamo tirare le fila, questo volevo dire. Ci sono altri interventi su questo ordine del giorno? Ricordo che si può fare un intervento a gruppo. Allora, passiamo quindi alle dichiarazioni di voto? Allora, 5 minuti di sospensione, se ci regoliamo su un ordine da accorpare tutti e due, va bene. Allora, ditemi se volete 5 minuti di sospensione o se... Mi scusi Presidente, ma cioè, a decidere questa sospensione eventualmente devono essere i firmatari, quindi cioè, chiedere all'Aula secondo me è inutile, grazie. Sì. Sandro, Alessandro. Presidente, la giunta dà attuazione al necessario.
garanzia che adesso nell'attuale pubblicazione di Villa Lazzaroni con il attuale orario, tutti i servizi front office. Basta togliere sedi? Basta togliere sedi, credo, perché accorpamento municipale significa un'altra cosa, accorpamento amministrativo. È sede che va tolto, la parola sede. Accorpamento del municipio, no? Credo. Non lo so, credo di capire, ma siete voi che dovete parlarne a questo punto. Fatemi capire se siete disponibili. Allora, io vorrei arrivare a una quadra. Lei è disposto a cambiare, la vuole lasciare così? Una cosa veloce magari. Io penso che sull'ordine del giorno basti cambiare, ma non sono io che devo dirlo. Scusi Presidente, ma ne vogliamo parlare così oppure facciamo la sospensione, non si capisce? Allora, o facciamo la sospensione o andiamo avanti con la votazione degli atti, questo è poco ma è sicuro, non possiamo fare il dibattito durante, quindi... Perfetto, di quanto tempo avete bisogno? Massimo 10 minuti. 10 minuti di sospensione e ci rivediamo qui tra 10 minuti. Posto? Allora, se prendete posto passerei alla lettura della modifica. Allora, c'è stata una variazione, posso leggere, posso andare avanti, prendete posto. Allora, c'è stata una variazione nell'ordine del giorno, nell'impegna. E la frase è diventata in questo modo: il Presidente e la Giunta, impegna il Presidente e la Giunta a dare attuazione al necessario accorpamento municipale, con la garanzia che restino nell'attuale ubicazione di Villa Lazzaroni, con i medesimi orari, attualmente in vigore, tutti i servizi di front office. E poi il resto rimane invariato. Quindi specificato che proprio per Villa Lazzaroni non si devono cambiare orari e ubicazione dei front office. Perfetto. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora, si vota adesso l'ordine del giorno. Chi è a favore all'ordine del giorno? Favore all'ordine... Siamo alla votazione. Chi è a favore dell'ordine del giorno? Favorevoli. Scusi Presidente. Butta la fiducia. A unanimità. E naturalmente la mozione viene adesso. Calma. Allora, quindi l'ordine del giorno viene approvato all'unanimità con 21 voti favorevoli. Siamo adesso alla votazione della mozione. Ci sono variazioni nella mozione? Sì, queste non le conosco, se le volete leggere. Nel premesso verrà cassato, siamo venuti a conoscenza dell'intenzione da mai, allora non ci vedo, perdonatemi. Consigliere Ciancio, le consigliamo di far leggere qualcun altro. Premesso che la riorganizzazione delle due sedi municipali, siamo venuti a conoscenza dell'intenzione della maggioranza di questo momento di procedere alla riorganizzazione delle due sedi municipali, punto e virgola. Perfetto. Di procedere allo spostamento dei servizi amministrativi presso la sede del municipio di Cinecittà, con conseguente svuotamento di ogni funzionalità dalla sede del municipio di Villa Lazzaroni. Questo è stato cassato.
ci vuole la... ricordatevi di dare l'originale. I firmatari? Ok. Sì. Allora, procediamo alla votazione della mozione così cambiata. Non l'avevamo fatta prima? Allora, dichiarazioni di voto. Ormai ho perso la cognizione di quello che abbiamo fatto e non abbiamo fatto. Non dovrei. Allora, sì, le dichiarazioni di voto sulla mozione. Ci sono dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto non ce ne sono? No. Sì, una. Sì, ecco, chiaramente noi come Partito Democratico voteremo favorevolmente. Abbiamo interpretato la discussione di prima come un invito a modificare una frase che non era stata gradita ma che non voleva in alcun modo offendere nessuno. L'abbiamo eliminata perché, come al solito, noi pensiamo che il tema non siano le premesse ma ciò che ci impegniamo a fare in questo municipio. E se siamo tutti d'accordo che ci impegniamo a spostare alcuni uffici amministrativi per una questione di riorganizzazione e di ottimizzazione delle risorse, garantendo però ai cittadini i servizi al pubblico e soprattutto portando avanti una discussione su ciò che faremo di conseguenza in quegli spazi municipali, ecco, per noi non è assolutamente un problema. Abbiamo modificato la mozione nella speranza che tutta l'Aula voti favorevolmente per andare insieme nella stessa direzione. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Dobbiamo aspettare la correzione? Allora, procediamo, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, procediamo alla votazione. Chi è favorevole? Allora, favorevoli a questa mozione? Così modificata. Così modificata. Contrari? Astenuti? La mozione viene non approvata, però non so assolutamente il numero dei voti, adesso lo vediamo subito. Viene respinta con 13 contrari e 8 favorevoli. Il Consiglio chiude qui. Dei presenti, sì.